egiziana fu spinta a calunniare gli amici. La procura di Napoli apre una nuova inchiesta sul caso della giovane di Casalnuovo che si è uccisa dopo la diffusione sul web di un video hard. Intanto Facebook finisce sotto accusa. De Luca De Magistris, scontro senza fine, il governatore a gamba tesa contro il sindaco di Napoli, cafoneria e volgarità su luci d'artista, ma l'ex PM reagisce a muso duro, non accetto da lui lezioni di profilo istituzionale. Negli scavi si serve il cibo dei romani, stamane a Pompei Franceschini ha inaugurato il progetto della Col Diretti, degustazione di piatti preparati con le tecniche del 79 d.C. Il ministro scavi simbolo di riscatto e rilancio. Ruote, fiori giganti, ecco le luci d'artista, tutto pronto a Salerno per l'accensione delle luci. Oggi in villa si alza il sipario sull'11ª edizione della Kermesse. Attesi almeno 2.000 visitatori, messo a punto il piano anticaos. Provinciali in Irpinia, il PD si spacca su festa. La candidatura dell'ex vice sindaco di Avellino nella lista del partito provoca nuove tensioni. Protesta Gerardo Adiglietti, assurdo dare spazio a chi da 3 anni attacca il sindaco del PD. Nuove povertà, il progetto Caritas, ribaltare il vecchio modo di fare la carità superando la visione assistenzialista, così l'arcivescovo di Benevento a Crocca al primo convegno diocesano della Caritas parrocchiali, dove è stato presentato il progetto della Fondazione di Comunità della Caritas. Ed eccoci, erano i titoli dell'edizione delle 14, ben ritrovati, buon sabato con 8 Channel News. In apertura si apre un altro fascicolo per la morte di Tiziana Cantone, la giovane di Casalnuovo che si è suicidata dopo la diffusione dei suoi video hard in rete. I magistrati della Procura di Napoli Nord ora indagano anche per istigazione alla calunnia. Sentiamo. Qualcuno potrebbe aver spinto Tiziana Cantone a mentire, a dirottare le accuse verso persone non necessariamente responsabili. È questo un nuovo filone dell'inchiesta per la morte della giovane, suicida dopo la pubblicazione dei suoi video hot. Il PM nei giorni scorsi aveva chiesto l'archiviazione per i 4 amici di Tiziana ai quali la giovane aveva inviato i video. Ma in attesa delle valutazioni si scopre che c'è un altro filone, operato dallo stesso PM, quello dell'istigazione alla calunnia. Si parte dalla denuncia fatta dalla stessa Tiziana un anno fa. La ragazza dice di non essere a conoscenza di una responsabilità dei 4 amici nella diffusione, ma di essersi limitata a fare i nomi. Ecco da dove nasce lo stralcio del fascicolo. Ma perché Tiziana avrebbe mentito? Intendeva proteggere qualcuno o è stata manovrata? Una storia tutta da verificare. Intanto il Tribunale Civile di Napoli Nord ieri ha rigettato il ricorso di Facebook, dando invece ragione alla madre di Tiziana per la rimozione dei link, video e profili con insulti. Accogliamo questa decisione perché chiarisce che gli hosting providers non sono tenuti al monitoraggio proattivo dei contenuti. È il commento di un portavoce di Facebook. Non tolleriamo contenuti che mostrino nudità o prendano di mira le persone per denigrarle. Contenuti come questi vengono rimossi non appena ne veniamo a conoscenza. Siamo profondamente addolorati per la tragica morte di Tiziana e confermiamo il nostro impegno a lavorare con autorità locali, esperti per evitare che accada di nuovo. Circa 15.000 articoli cosiddetti similalimenti tra brioche, panini, pasticcini, toast realizzati prevalentemente con materiali plastici mai sottoposti a controlli e destinati all'esposizione in vetrina al posto di quelli veri sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli. Vedete le immagini. Un cittadino cinese ritenuto responsabile della distribuzione di questi materiali è stato denunciato all'autorità giudiziaria. I prodotti realizzati in Cina e importati illegalmente in Italia, di cui non si conosce la composizione, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume e dimensione tali da apparire come un vero e proprio alimento, pur non essendolo. Non essendo mai stati sottoposti a controlli, sono ritenuti dannosi per la salute e quindi sono stati sequestrati. La politica, scontro senza fine tra De Luca e De Magistris, il governatore a gamba tesa contro il sindaco di Napoli, cafoneria e volgarità su luci d'artista, ma l'ex PM reagisce a muso duro, non accetto da lui lezioni di profilo istituzionale. Sentiamo. C'era da aspettarselo, il governatore De Luca era rimasto fin troppo in silenzio, un atteggiamento sospetto dopo le roventi accuse che in settimana gli erano piovute addosso dal sindaco di Napoli De Magistris per i 3 milioni di euro che la regione ha concesso per la prima volta a luci d'artista a Salerno, kermesse giunta all'11ª edizione e finanziata sempre solo dal comune. Nel suo appuntamento settimanale sull'Ira TV, l'ex sindaco di Salerno ha reagito con rabbia parlando di cafoneria e
volgarità. Si sono registrati negli ultimi giorni, come avete visto, episodi di una volgarità, di una scorrettezza istituzionale, episodi di vera e propria cafoneria che io considero davvero sconcertanti. Intanto devo dire che nella regione Campania ormai sono rimaste, credo, non più di 2 o 3 persone che continuano ad esprimere livelli di provincialismo e di sottocultura, riproponendo finte conflittualità fra Napoli, Salerno, le zone interne, l'Irpinia. 3 persone in tutto, con il mondo che è sconvolto, con i grandi processi che toccano i popoli interi. Abbiamo ancora 2 o 3 persone così stupide da riproporre ancora questi elementi di provincialismo e di municipalismo che il più delle volte servono a nascondere la nullità o amministrativa o culturale dei protagonisti di queste stupidaggini. Stoccata diretta a De Magistris anche quando De Luca sollecita l'amministrazione comunale di Napoli a eliminare il suc di Molo Beverello, a contrastare le bande di lavavetri e parcheggiatori abusivi, a incrementare la raccolta differenziata. Un'entrata a gamba tesa contro De Magistris che a tarda sera, con un video realizzato con il telefonino, replica a muso duro: non accetto lezioni di profilo istituzionale sul lucido artista, ha detto De Magistris. Ho fatto una riflessione politica e ironica, non con il livore con cui si è espresso il presidente della regione. Ancora un agguato in provincia di Napoli. Un uomo è rimasto gravemente ferito mentre era al volante della sua vettura. Sull'episodio avvenuto a Sant'Antimo indagano i carabinieri, che sono impegnati a ricostruire la dinamica e chiarire il movente. Non viene esclusa alcuna pista. Domenico Maggio, 40 anni, con precedenti per droga, secondo i primi accertamenti, è stato accompagnato una volta soccorso all'ospedale di Aversa. Le condizioni sono state giudicate dai medici molto gravi. Maggio è stato colpito da 3 proiettili al torace. Sul luogo del ferimento, via Solimene, i militari hanno rinvenuto diverse macchie di sangue e l'auto del quarantenne parcheggiata, che presentava un foro provocato da un proiettile, mentre sull'asfalto sono stati individuati e sequestrati alcuni bossoli. Cambiamo argomento. Tutto pronto a Salerno per l'accensione delle luci d'artista. Oggi in villa si alza il sipario sull'edizione di quest'anno della kermesse, attesi almeno 2.000 visitatori. Pronto il piano anticaos. Lanzilli. Tra le bellezze archeologiche degli scavi di Pompei, per la prima volta arriva il cibo degli antichi romani. Tutto questo è It Story, un progetto grazie al quale i visitatori fino a... Allora, non era questo il servizio lanciato, diamo il tempo alla regia di recuperare il servizio su luci d'artista. Dicevamo, tutto pronto a Salerno per l'accensione delle luci. Oggi in villa si alza il sipario sull'edizione di quest'anno della kermesse. Ci sono state polemiche nei giorni scorsi sul piano anticaos, ma ieri sono arrivate le rassicurazioni dell'assessore De Maio. È tutto pronto, vigili in campo, attesi 2.000 visitatori a Salerno. Vediamo se c'è il servizio. È il grande giorno di luci d'artista. Salerno si prepara all'evento con l'obiettivo di portare in città 3 milioni di persone. Sarà il governatore regionale Vincenzo De Luca, insieme al sindaco Vincenzo Napoli, al testimone, al Rocco Papaleo, ad inaugurare l'edizione 2016-2017 della kermesse in Villa Comunale. Il tema di quest'anno, le mille e una notte, offriranno fiori giganti e un'atmosfera orientaleggiante per inebriare i visitatori. Fra le novità di quest'anno, i mercatini che arriveranno fino alla zona orientale e soprattutto la ruota panoramica, quella che è stata già ribattezzata la Salerno AI e che sarà inaugurata domani pomeriggio. Stando a quelle che sono le stime dell'azienda di mobilità, tra bus turistici e prenotazioni, sono circa 2.000 le persone attese nel fine settimana. Pronta intanto la macchina organizzativa, come annunciato ieri ad 8 Channel dall'assessore Mimmo De Maio. Riflettori puntati sui vigili urbani, un centinaio di caschi bianchi in servizio, mentre i sindacati attendono la riunione di martedì prossimo per trovare un'intesa con l'amministrazione. Noi quest'anno abbiamo fatto una scelta molto responsabile. Abbiamo messo un poco da parte i diritti dei vigili e abbiamo messo in primo piano l'evento delle luci d'artista, l'utenza, l'ordine pubblico, per cui abbiamo detto all'amministrazione ed ottenuto, abbiamo chiesto ed ottenuto un tavolo tecnico che già è convocato per giorno 8, ma noi non entriamo nel merito dell'organizzazione di sabato e domenica.
onde evitare che le responsabilità vanno sempre ai vigili, e invece questa volta l'unica responsabilità è dell'amministrazione, ma in particolare del comandante. Abbiamo voluto evitare scontri in un momento delicato e particolare, e per dimostrare che le problematiche non le creano i sindacati dei vigili, ma le creano la disorganizzazione e le persone non competenti al comando dei vigili urbani. E allora adesso invece vediamo il servizio su Pompei, cibo e patrimonio archeologico, binomio per rilanciare gli scavi. Questa mattina a Pompei, nell'ambito dell'evento Hit Story, c'era il ministro Franceschini. Rocco, fatti bene. Tra le bellezze archeologiche degli scavi di Pompei, per la prima volta arriva il cibo degli antichi romani. Tutto questo è Hit Story, un progetto grazie al quale i visitatori, fino alla fine di dicembre, potranno rivivere atmosfere e sensazioni del passato, nonché apprendere e partecipare direttamente alla coltivazione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali. Ad inaugurare l'iniziativa questa mattina il ministro dei beni culturali, Dario Franceschini. Beh, è davvero un modo molto intelligente di parlare di un aspetto meno conosciuto della storia di Pompei e renderla attuale, perché in fondo il cibo e le nostre tradizioni di oggi sono figlie di quel tempo e di un lungo percorso che ha attraversato le generazioni. Dal palco del Quadriportico Teatro il ministro Franceschini ha annunciato poi che tornerà a Pompei per altre significative inaugurazioni. È una storia di riscatto, è una storia di rilancio e siamo soltanto all'inizio di un percorso di crescita. Tornerò all'inizio di dicembre per inaugurare il nuovo percorso per disabili, che renderà finalmente accessibile Pompei anche a chi, insomma, fino ad oggi ha trovato delle grandi difficoltà per attraversare la bellezza di questo sito. Qui oggi si confronta il moderno con l'antico. Questo è un altro segnale di questa apertura di Pompei al territorio e alle comunità che vivono sul territorio. A rendere operativo Hit Story è stata la Coldiretti, che è riuscita a coinvolgere nel progetto tante realtà agricole e imprenditoriali del sud Italia. Un volano importante per la nostra economia, per il nostro sud, ma per tutto il paese. Intorno al nostro cibo e all'alleanza fra cibo, cultura, paesaggio, turismo e territorio, noi possiamo davvero costruire un pezzo importante del futuro del nostro paese. Ora la sanità, laboratori di analisi in ginocchio, l'allarme della Federbiologi e Confapi, sono 2.000 i licenziamenti già firmati, sotto accusa la Regione Campania. Abbiamo firmato 2.000 lettere di licenziamento, il settore dei laboratori privati finisce nel caos. L'allarme di Federbiologi questa volta non riguarda lo sfondamento dei tetti di spesa, ma l'avvicinarsi del 31 dicembre. È la scadenza imposta dai commissari per accorpare i centri di analisi più piccoli nelle forme che ritengono più confacenti. In realtà è dal 2013 che è stato costruito un percorso secondo le indicazioni del Ministero della Salute, spiega il subcommissario Claudio Damario, e in Campania abbiamo previsto un iter soft. E anche i licenziamenti, trattandosi di strutture di tipo familiare, in realtà saranno molti, molti di meno di quanto dice Federbiologi. Le lettere di licenziamento, secondo Federbiologi, dovrebbero essere spedite entro la prossima settimana. Non comprendiamo perché la Regione abbia deciso di metterci in ginocchio, dice la presidente dell'associazione Elisabetta Argenziano, senza alcun beneficio economico al sistema sanità e con un drammatico impoverimento del tessuto sociale. La questione risale al 2013, quando i commissari per la sanità in Campania recepirono l'indirizzo del Ministero finalizzato alla riorganizzazione della diagnostica di laboratorio, stabilendo che i centri più piccoli dovessero accorparsi in cooperative, consorzi, ATI o altro, in cui ogni laboratorio poteva esistere, ma con un centro prelievi, destinando le analisi ad un unico soggetto per ogni raggruppamento. L'anno scorso il commissariato ha stabilito per la Campania due step. Entro il 2016 l'accorpamento dei laboratori che forniscono fino a 70.000 prestazioni l'anno. Entro l'anno prossimo quelli che sono sotto le 200.000 prestazioni. In realtà finora sono stati pochissimi gli accorpamenti. Ma intanto, in una nota, il senatore Vincenzo Danna, presidente nazionale di Federlab Italia, parla di inutili allarmismi agitati da coloro che intendono eludere la legge. I ventilati esuberi di personale, spiega Danna, sono di gran lunga inferiori rispetto a quelli annunciati da sedicenti associazioni di categoria che sono da tempo impegnate in una battaglia di retroguardia tendente ad eludere il rispetto delle norme riguardanti l'obbligo di accorpamento dei piccoli laboratori non in grado di garantire il mantenimento dei requisiti organizzativi e di qualità imposti dalla legge. Cambiamo argomento verso le elezioni provinciali ad Avellino. Il Partito Democratico è pronto a chiudere una lista unica, ma scoppia il caso legato alla candidatura di Gianluca Festa.
Il PD si avvia ad una lista unica per le provinciali ad Avellino con l'incognita Gianluca Festa. La sua candidatura sembrava scontata fino a ieri, ma il direttorio si è spaccato. Se Enzo De Luca non pone veti sul leader di davvero, è arrivato invece il niet del renziano Luigi Famiglietti. Festa, in ogni caso, ha già pronta l'alternativa a candidarsi con Scelta Civica, ma intanto un esponente storico del Partito Democratico, Gerardo Adiglietti, boccia inesorabilmente il suo nome. I nomi non sono un fatto secondario. E i nomi sono un fatto primario e soprattutto i nomi debbono comunque essere accompagnati dal rispetto delle regole. E io ogni volta che sento parlare di alcuni consiglieri, nello specifico di Gianluca Festa, è contro il partito. È stato proposto per l'espulsione dal partito. Oggi sento qualcuno che in nome non si capisce di che cosa dice no, ma forse candidiamolo. Ma candidiamolo a chi? Per il resto sono pressoché pronti i 12 nomi dei candidati scelti dal direttorio, i consiglieri provinciali uscenti Tuccia e Lengua, Enzo Ambrosone, Giuseppe Giacobbe, Vito Farese, Chiara Cacace, Mario Dello Russo, Antonio Sirignano, Antonio Bossone e Angelo Cobino. Da Adiglietti arriva anche un appello al direttorio, è apprezzabile la loro disponibilità per il partito, ma ora lavorino al rialzo. Questa disponibilità non può essere giocata al ribasso, deve essere giocata al contrario, al rialzo. Bisogna avere la forza di aprire una nuova fase nel partito in cui ognuno possa dire quello che pensa e rivolgersi a questo personale qualificato per vedere chi in mezzo a loro meglio potrà esprimere con una propria candidatura il pensiero degli iscritti. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha tenuto a battesimo il nuovo movimento politico Noi Salernitani con l'ex onorevole Luigi Nocera. Obiettivo: dare una nuova casa ai moderati. Ieri il confronto con De Mita, poi la stoccata a De Luca sui fondi per le aree interne. Un movimento politico che, partendo dall'identità dei territori, possa riavvicinare eletti ed elettori. Al battesimo di Noi Salernitani c'erano Luigi Nocera e il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Obiettivo: offrire una nuova casa ai moderati. Guardandoci in giro non abbiamo visto grandi geni e allora credo che possiamo dire ancora la nostra nel territorio della provincia di Salerno, ma in tutta la regione Campania. Il progetto è un progetto politico che parte dai territori. A febbraio, poi lo spiegherà meglio Clemente, si farà una grande assemblea e si farà un partito regionale. Si riparte da Salerno, da Benevento, da altre realtà dove immaginiamo di costruire questa forma nostra di movimento politico. La costruzione di un'idea che ci ha sempre caratterizzato, che punta alla referenzialità degli amministratori locali, della partecipazione un po' più popolare. C'è lo scadimento delle assemblee, sia quelle regionali, parlamentari, europee. Lo stesso Mastella ieri ha partecipato ad un convegno con l'ex presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. Un'occasione per riavvicinare due esponenti centristi a distanza di anni. I lavori moderati dal direttore di 8 Channel Pierluigi Melillo sono stati anche l'occasione per far fronte comune in vista del referendum di dicembre. Ieri abbiamo fatto un bel convegno a Benevento con De Mita, mi ha fatto molto piacere sul piano umano e sul piano politico, siamo ritrovati in sintonia, quindi vediamo il da farsi. Dalla tappa salernitana Mastella ha poi fatto appello direttamente al governatore Vincenzo De Luca dopo la querella con De Magistris sui finanziamenti a Luci d'Artista, perché anche Benevento e le aree interne meritano considerazione per non essere schiacciate nel braccio di ferro tra Napoli e Salerno. Vincenzo, noi abbiamo presentato un bel progetto a Benevento, quindi come tale non è che ci mancano idee, e durante l'estate abbiamo avuto 500.000 persone che hanno frequentato Benevento, speriamo di fare altrettanto, però se il progetto non ci è finanziato dalla regione, quindi per parte europea dalla regione, evidentemente diventa complicato. Noi rischiamo di fare lo stesso, però vorrei che ci fosse l'impegno preso da parte tua di vederci come sindaci delle città capoluogo senza che scontentare nessuno. Una riforma che mortifica il mezzogiorno. Stefano Caldoro da Avellino rilancia le ragioni del no al referendum e stuzzica l'ex alleato Ciriaco De Mita. Una riforma che uccide il Sud, per questo il nostro no al referendum. Stefano Caldoro ad Avellino per la presentazione dell'ultimo libro di Giuseppe Gargani, insieme al sindaco di Benevento Mastella, al presidente della provincia di Avellino Gambacorte e al sindaco di Chiusano San Domenico Carmine De Angelis, boccia la riforma Boschi-Renzi. Tutto a favore del Nord e contro il Sud. Devo dire un pasticcio, ma è una roba che non sta scritta in nessuna parte del mondo. Nessuno al mondo ha avuto il coraggio di scrivere queste cose. E hanno inserito nella Costituzione due
cambiamenti, uno che riguarda il trasferimento di risorse che andranno di più al nord e la possibilità che le regioni del nord, quelle che hanno solidità di bilanci, possano chiedere più poteri ed esercitare quindi più servizi ai cittadini. Insomma, se la sono voluta e scritta al nord per penalizzare i cittadini del sud, quindi i cittadini del sud non possono che votare no. Caldoro poi non teme che la disomogeneità del fronte del no, da Forza Italia all'estrema sinistra, passando per i grillini, possa incidere negativamente sul pensiero degli elettori. Questo, guardate, non è un sì o un no ideologico valoriale, non è divorzio o aborto, non è grandi temi di valori, è la carta costituzionale che rappresenta tutti, quindi è evidente che questo scenario di composizione, chi sta da una parte e chi sta da un'altra, non è che deve avere una omogeneità politica, è proprio la carta costituzionale che non lo prevede, proprio deve essere una carta nel quale tutti i cittadini si devono riconoscere. Infine, inevitabile nell'Irpinia di Ciriaco De Mita un passaggio sull'ex alleato oggi al fianco del governatore De Luca. Mi tradì in modo immorale all'ultimo minuto. Ora vota no al referendum, è chiaro, perché ha testa e il pensiero non gli manca. Traffico rallentato questa mattina nei pressi dell'ingresso est alla città di Benevento per la chiusura del raccordo autostradale, chiusura dettata dalla rimozione di un tir che da due giorni si era ribaltato in una scarpata. Il servizio è di Alessandro Fallarino. Raccordo autostradale chiuso questa mattina a Benevento per il raddrizzamento e la rimozione del pesante autoarticolato che nella serata di giovedì era finito fuori strada e si era ribaltato in una scarpata con il suo pesante carico disseminato in un terreno di contrada Piano Cappelle. Un'operazione complessa e delicata che ha reso necessario l'intervento da Grotta Minarda di una gru enorme, capace di sollevare prima la parte della cabina dell'Iveco, poi il resto della motrice e infine il rimorchio ancora intriso della sostanza oleosa, caricata in un frantoio nella zona di Frosinone e diretta in Puglia in uno stabilimento per la produzione di sanza da combustibile. Oltre 4 ore di chiusura al traffico dell'arteria, peraltro molto trafficata, auto e camion sono stati dirottati lungo la vecchia viabilità che dal capoluogo sannita conduce a San Giorgio del Sannio. Migliorano per fortuna le condizioni dell'autotrasportatore che, nonostante il grave incidente, non aveva riportato ferite gravi. Intanto sempre a Rummo si trova invece ricoverato in gravi condizioni un giovane di Cusano Mutri, rimasto ferito nella notte in un altro incidente stradale registrato nel Sannio. Il ragazzo era in sella ad un ciclomotore Vespa che si è scontrato con un'auto. Sono stati rintracciati e denunciati i responsabili dell'accoltellamento che si è verificato ieri a San Michele di Serino. La vittima è un 45enne commerciante del comune irpino. A finire nei guai una coppia del serinese ritenuta responsabile di lesioni aggravate. I fatti risalgono a giovedì scorso, quando un uomo insanguinato si è presentato in caserma chiedendo disperatamente aiuto. Lo stesso presentava una ferita d'arma da taglio alla coscia destra. Alla base della furibonda lite sembrerebbe esserci una situazione debitoria intercorsa tra la coppia e il commerciante. Non riuscendo a trovare un accordo, ne è scaturito il litigio e da qui l'accoltellamento. Giallo sulla morte della migrante ripescata in mare, potrebbe essere stata vittima di violenza da parte dei due presunti scafisti sbarcati a Salerno. I dettagli. Spunta un'ipotesi accusatoria ancora più grave nei confronti dei due presunti scafisti pakistani arrestati a Salerno dagli agenti della squadra mobile ad inizio ottobre, rilasciati in seguito alla decisione del riesame, mentre resta aperto il fascicolo d'inchiesta che li coinvolge. I due sono in attesa del riconoscimento dello status di rifugiati politici a Caltanissetta, come richiesto dal loro legale, l'avvocato Cecchino Cacciatore, ma la loro posizione si aggrava vedendoli coinvolti nella morte di una giovane donna, la ventenne ripescata senza vita nelle acque del Mediterraneo e dagli uomini della Marina norvegese impegnati nel salvataggio dei migranti poi sbarcati a Salerno il 9 ottobre scorso. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso della giovane, mentre risulta essere fondamentale chiarire il ruolo e le responsabilità che hanno avuto nel caso i due pakistani. È stata presentata dal GIP anche richiesta di incidente probatorio, proprio per capire cosa sia successo alla ventenne, morta annegata, ascoltando anche i testimoni che avrebbero accusato i due pakistani di essere nell'organizzazione del viaggio dalla Libia. Si fa luce un'ipotesi ancora più drammatica per la procura di Salerno. La donna potrebbe essere stata vittima di violenza e poi gettata in mare. Intanto ora al centro delle indagini ci sono i telefoni cellulari dei due pakistani, all'interno dei quali sono stati ritrovati video che li legherebbero a gruppi estremisti arabi, mentre è stato disposto dal PM l'esame sui tabulati telefonici dei 5 apparecchi ritrovati indosso ai due.
Ora il caso della scuola Cocchia ad Avellino, i docenti contro il comune, no alla dislocazione su tre plessi e no ai doppi turni. Intanto lunedì vertice decisivo in prefettura per mettere la parola fine sulla sistemazione degli 870 alunni. Lo hanno ribadito anche questa mattina con nuovi striscioni firmati docenti e personale ATA, un unico plesso senza i doppi turni per non far morire la scuola Cocchia e garantire il diritto allo studio nell'età dell'obbligo. Gli insegnanti della scuola di via Tuoro Cappuccini ad Avellino non accettano la dislocazione su tre istituti proposta dal comune e spingono per l'ipotesi Giustino Fortunato. Pressiamo gli enti preposti affinché individuino un'unica sede per poterci accogliere, che sia quella del Giustino Fortunato o un'altra poco importa. Il corpo docente è unito per raggiungere questo obiettivo, pienamente condiviso anche dal nostro dirigente scolastico, la preside Mauriello. Parole del professor Tonino Matarazzo in prima linea da sabato scorso, quando la scuola è stata sequestrata dalla Procura della Repubblica. La loro richiesta arriverà lunedì mattina in prefettura, quando si svolgerà il vertice decisivo alla presenza anche di comune e provincia. Verificheremo la proposta del sindaco per affrontare questa nuova emergenza, verificheremo le esigenze anche di tutte le strutture e i docenti, i direttori didattici interessati, cercheremo la collaborazione anche degli altri enti, ascolteremo le richieste anche dei genitori e degli altri presidi, speriamo di riuscire, come dicevo, a quadrare i conti. Torniamo a Benevento, ribaltare il vecchio modo di fare la carità superando la visione assistenzialista. Così l'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca al primo convegno diocesano delle Caritas parrocchiali, dove è stato presentato il progetto della Fondazione di Comunità della Caritas di Benevento. Maria Teresa De Lucia. Una fondazione di comunità che ribalti i comuni riferimenti al concetto di carità e operi tra welfare e welcome con la creazione di reti orientate allo sviluppo ecologico e solidale, contrastando ogni forma di indigenza in un modo nuovo. È il progetto che la Caritas di Benevento ha presentato al primo convegno diocesano delle Caritas parrocchiali dal titolo Essere operatori della carità per costruire comunità di misericordia. Persone che possano operare e produrre una visione diversa dell'uomo, delle cose, lavorare per una distribuzione della ricchezza, per un'attenzione alle fasce più deboli. Questo è un progetto che richiederà naturalmente degli anni. Essere operatori della carità, cosa significa? Ma significa lavorare nel campo della carità, cercando di far maturare una visione della carità che superi quella assistenzialista. E quindi operatori significa capaci di produrre una mentalità nuova che possa abbattere quelle strutture di peccato che poi creano dipendenze, creano povertà. Quanti operatori della carità sono capaci, per esempio, di leggere i bilanci comunali e capire come le risorse vanno impiegate per i poveri o in altro modo? E se l'arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ha tirato le conclusioni, il convegno è stato ricco di protagonisti, con Nicola De Blasio e Angelo Moretti, rispettivamente direttore e coordinatore di Caritas Benevento, il cardinale Francesco Montenegro, presidente di Caritas Italiana, Leonardo Becchetti, ordinario di economia politica all'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, e attraverso un videomessaggio il prete della Terra dei Fuochi, Don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. E chiudiamo tornando a Salerno. Il governatore De Luca inaugura la 21ª edizione del Festival Linea d'Ombra, storica rassegna che quest'anno apre con un dibattito sulla nuova legge per il cinema recentemente approvata dalla Regione. De Luca ha assicurato pieno sostegno al comparto cinematografico e ha annunciato la creazione di una nuova cinecittà in Campania. Rossella Strianese. Per la prima volta una legge interviene a sostenere il comparto cinematografico in Campania, un testo molto atteso, nato grazie all'impulso del CLERC, il Comitato per la Legge Regionale sul Cinema. L'inaugurazione della storica rassegna Linea d'Ombra a Salerno è stata l'occasione per promuovere un dibattito sulle prospettive che apre questo importante strumento, che può contare su 10 milioni e mezzo di euro da destinare in 3 anni al cinema in tutte le sue declinazioni. Al dibattito, insieme al governatore De Luca, il regista di Indivisibili, Edoardo De Angelis, la regista Antonietta De Lillo, la produttrice Antonella Di Nocera e il direttore della Film Commission Campania, Maurizio Gemma. Stanziamo, sapete, risorse rilevanti per aiutare le produzioni cinematografiche, ma soprattutto la formazione di personale dedicato alle attività cinematografiche audiovisive, e pensiamo di sviluppare queste iniziative in raccordo stretto con i territori e con i progetti di sviluppo turistico culturale dei territori. Credo che daremo vita ad una medioteca regionale, lavoreremo per recuperare
prodotti cinematografici che hanno fatto un po' la storia del cinema nel nostro paese, e poi lavoreremo sui diversi segmenti di produzioni cinematografiche e audiovisive. Cercheremo di favorire cinema d'autore e cercheremo anche di favorire cineturismo. A breve sarà creata una struttura ad hoc che segua l'attuazione della legge. Ho avuto richieste da parte di grandi produttori internazionali per realizzare una nuova cinecittà in Campania, ha rivelato il governatore, senza però specificare dove sorgerà questa nuova fabbrica del cinema. Nella sala Pasolini, infine, la presentazione del programma di Linea d'Ombra. 8 giorni, 60 eventi, 20 ospiti internazionali, un dialogo tra musica, cinema, arte e web per un viaggio esclusivo nel terzo pianeta, la Terra. Si comincia con il grande concerto sull'Arenile di Santa Teresa del gruppo vocale UT, vincitore del Gran Premio Europeo, con videoproiezioni a 360 gradi, e si finisce con il concerto, unica data in Italia, dei Thurston Moore e James Edwards, leader dei Sonic Youth, leggendaria band newyorkese, il 12 novembre al Teatro Augusteo. Da parte mia è tutto, adesso c'è il TG Sport, poi dalle 15 come ogni sabato l'appuntamento con Febbre da Stadio. Arrivederci.